Ave Maria e bentrovati a tutti voi giovani, vi parla Don Leonardo Maria Pompei, che già ha avuto il piacere e l'onore di essere presente in altre circostanze e da questi microfoni. Anzitutto oggi, che è 26 di aprile, vorrei fare un calorosissimo augurio alla radio e anche a tutti coloro che lavorano in Radio Buon Consiglio, perché come penso che sappiate oggi è la festa della Beata Vergine Maria del Buon Consiglio, quindi anzitutto i più cari auguri a tutti coloro che operano e collaborano con la radio, perché il Signore benedica attraverso l'Immacolata e renda sempre molto fecondo il lavoro apostolico di tutti e di ciascuno. Questa ricorrenza quest'anno capita durante un periodo meraviglioso, solennissimo della Chiesa, che è l'ottava di Pasqua, dove come in un giorno solo la Chiesa prolunga la gioia grande vissuta a partire dalla solenne notte di Pasqua con la veglia pasquale e poi con la domenica di resurrezione, ecco, per festeggiare la gloria del suo Signore risorto ed anche per gioire in Lui, sia per le conseguenze oltremodo benefiche che la risurrezione di Gesù ha già su ciascuno di noi in questa vita, sia anche per ciò che la risurrezione annunzia per quanto riguarda la speranza della vita futura. Ecco, io carissimi ragazzi, oggi, d'accordo con i responsabili della radio, volevo impostare proprio la nostra conversazione proprio sul tema della risurrezione di Gesù, perché dice San Paolo una cosa molto semplice, che tutta la nostra fede dipende dal credere che veramente Gesù è risorto. E dice in un brano di una delle sue lettere, che mi perdonerete ma non ricordo la citazione a memoria, ma quello che vi dico sono parole di San Paolo, che se Cristo non è risorto è vana la nostra fede. Noi siamo ancora tutti quanti nei nostri peccati e non solo, siamo da compiangere, dice proprio così, più di tutti gli altri uomini. Quindi da questo evento che noi diamo sempre un pochino per scontati, almeno noi che siamo nati, cresciuti e vissuti in Italia, perché che Gesù è risorto lo sappiamo, è una delle classiche cose che più o meno si impara fin da quando siamo piccolini, perché anche nelle famiglie che non sono caratterizzate da un grande fervore di pratica di ciò che attiene alla vita cristiana, più o meno questa informazione c'è. Siamo, non si sa per quanto tempo ancora, più tempo passa e sempre di meno lo saremo, comunque siamo tuttora un paese di tradizione cristiana, quindi questa informazione in qualche modo c'è. Ecco, però come tutte quante le cose che in qualche modo ci sono e ci sono sempre state, è bene non darle per scontate ed è bene ogni tanto mettersi a riflettere sul serio circa il significato che hanno, altrimenti si tratta di notizie, di eventi o di situazioni che ci scivolano completamente addosso come cose senza senso, senza significato, oppure ripetitive e non cogliamo invece proprio l'impatto assolutamente dirompente che possono e dovrebbero avere nella vita di ciascuno di noi. Ora, voi sapete che a noi oggi viene annunziato che Gesù è risorto perché la risurrezione di Gesù ha avuto alcuni testimoni. San Pietro, fin dal suo primo discorso ufficiale, dice che Gesù è risorto ed è apparso non a tutti, ma ad alcuni testimoni privilegiati, e poi aggiunge a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui. Vuol dire che in qualche modo la risurrezione di Gesù è un evento, ecco, con cui si può entrare a contatto e di cui si può diventare testimoni. Ecco, io nella seconda parte della mia conversazione con voi vi racconterò, ecco, perché mi dicono sempre insomma che è un'esperienza edificante, non certo per merito mio ma per merito di chi l'ha posta in essere, vi racconterò come io ho incontrato Gesù risorto, perché io penso di averlo incontrato e non una volta sola, in almeno due momenti fondamentali della mia vita, il primo che ha coinciso
con la mia conversione e il secondo con la decisione circa la vocazione, cosa a cui io assolutamente, come poi ascolterete, non pensavo. Ecco, però prima di giungere a questa seconda parte, io volevo anzitutto invitarvi a riflettere sull'evento della risurrezione. Ho provato un attimo a pensare, ragazzi. Noi diamo per scontato che Gesù è risorto, però cosa significa questo evento? Significa che c'è una persona, facciamo finta che sia una persona umana, d'accordo? Che ha fatto una cosa assolutamente sconvolgente, cioè è tornata viva dal cimitero. Ora, chi di noi, io sono uno tra questi, ha avuto l'esperienza forte e per certi aspetti drammatica della partenza a miglior vita di una persona cara, ecco, sa, conosce, come dire, il rigore della morte. Una persona che muore, certo noi abbiamo la speranza cristiana, quindi sappiamo che la morte non è la fine della vita, ma è l'inizio della vita ultraterrena. Tuttavia, la morte è tremenda perché ti strappa alla tua percezione sensibile un affetto, una persona cara, in maniera assolutamente inesorabile. Cioè, quando una persona parte per un viaggio lontano, anche quando va in guerra, quando va missionaria, uno sa che la persona c'è da qualche parte, quindi c'è la speranza di rivederla. Con la morte questo non c'è. La morte segna la fine della possibilità di riavere una percezione sensibile con le nostre persone care. Nessuno è tornato vivo dal cimitero, mai. Ecco perché è così importante questo annunzio cristiano. Noi crediamo che Gesù, per virtù propria, è uscito dal sepolcro ed è tornato vivo dal cimitero. Cosa significa questo fatto? Chi è che può forzare, ecco, questa tiranna inesorabile che è la morte? Chi è che può rompere le sbarre degli inferi? Solo uno, che è Dio. Quindi capite perché è così importante la fede nella risurrezione? Perché credere che Gesù è risorto vuol dire non avere alcun dubbio sul fatto che quell'uomo di Gerusalemme, non di Gerusalemme, morto a Gerusalemme, lui era originario di era vissuto a Nazaret, come sapete, nato a Betlemme, è Dio. Ma, e anche questo dice, ma Don Leonardo, ma non lo sappiamo che Gesù è Dio. Allora io insomma, ho invitato alcune persone un po', no? Anche alcuni miei parrocchiani, a non dare troppe cose per scontate. Intanto faccio il primo ricordo, prima che mi dimentico io, del numero di Radio Buon Consiglio per chi volesse intervenire o interloquire, che è 0825 444 391, credo di averlo ricordato bene. Allora, io già domenica scorsa ad alcuni miei ho detto, ma tu sei sicuro che Gesù è Dio? Ma ci credi veramente che Gesù è Dio? Dico, guarda, se ci credi veramente facciamo una prova. Adesso voi ragazzi che mi state ascoltando, ecco, anche se purtroppo non ci possiamo vedere, non possiamo interloquire avviso a viso, in un contatto diretto, no? Però mentre io parlo provate a seguirmi e a fare quello che vi suggerisco. Dunque, se veramente Gesù è Dio, vuol dire che Dio, attenzione, Dio in persona è venuto sulla terra e per esempio mi ha parlato in Gesù. Ora, ma se io credessi veramente che in Gesù ha parlato Dio, ma penso che come minimo saprei quello che mi ha detto, perché attenzione, la parola di Gesù non era parola di un grande profeta, non era parola di un grande uomo, non era parola di un personaggio carismatico, di un gran trascinatore di folle, è Dio, d'accordo? Ora, domando a voi, chi di voi, se voi avete un amico che vi dice, ecco così vi anticipo un po' la mia esperienza, no? E si senti un po', io sto in crisi, mi sento male, vorrei riavvicinarmi alla fede e alla Chiesa, ma tu mi sapresti dire, a parole tue, in pochi minuti, che significa essere cristiani? Che dice il Vangelo? Cosa vuole Gesù? Che cosa bisogna fare per essere veramente cristiani? Provate a pensare se
sareste in grado di rispondere a questa domanda? Io vi dico che la stragrande maggioranza dei fedeli cattolici non sa rispondere a queste cose. E vi racconto anche un altro aneddoto, che qualche giorno fa, sapete, i preti durante la Settimana Santa sono molto impegnati nei colloqui e nelle confessioni. C'era un'anima delicata, d'accordo, che dice: senta padre, io avrei un problema, perché il problema è con i testimoni di Geova, perché sono combattuto tra queste due cose. Se io li faccio entrare dentro casa, questi mi fanno una testa tanta e mi cominciano a dire tutta tanto una serie di cose, ad obiettare tutta tanto una serie di argomentazioni alla nostra fede, a cui io non so sinceramente cosa rispondere. Se non li faccio entrare, li caccio via, mi sembra di mancare alla carità. Che faccio? Allora, perché gli faccio questo esempio? Io gli ho detto chiaramente, dico: guardi, lei faccia così, con molta carità, quindi senza mortificarli, senza offendere, dice: guarda fratello mio, ti ringrazio, tu c'hai la tua religione, io c'ho la mia, sono cattolico, mi sta bene la religione che ho, non te la prenderà male, arrivederci. In modo tale che uno ha salvato la carità. Però il problema è questo qui, è che noi cattolici, purtroppo, e questo va detto a nostra vergogna, non possiamo assolutamente competere con un testimone di Geova, perché un testimone di Geova, che poverino, è ingannato, sapete che questa è una setta, insomma, quindi anche se le persone che ne fanno parte in perfetta buona fede, però quelli dedicano un sacco di tempo, ore e ore ogni giorno, alla formazione, a studiarsi, come dicono loro, quella Bibbia deformata che hanno. È per questo che sono, cioè, se tu gli chiedi a loro che vuol dire essere testimone di Geova, ma ti dicono tutto, tutto, e sono perfettamente addestrati, e sanno perfettamente tutte quante le cose che, e non, tutti i rapporti che non devono avere con la Chiesa, tutte le cose che non devono fare, tutte quelle che possono, che dovrebbero fare, le sanno tutte. Non c'è bisogno che uno parla con un vescovo di un testimone di Geova, o con un, che non ce l'hanno nemmeno, insomma, comunque, con le figure che occupa, sanno tutto, tutti. Ora, noi che crediamo che Gesù, dovremmo credere che Gesù è il figlio di Dio, come mai non sappiamo tutto? Punto interrogativo. Allora, quando ci troviamo un pochino in crisi con la nostra vita di fede, non dobbiamo crederci, non dobbiamo farci troppe domande, dobbiamo farci una domanda sola: ma io ci credo veramente che Gesù è risorto? Guardate, quest'anno io ho proposto ai miei parrocchiani l'approfondimento del Vangelo di San Giovanni. Ogni anno, siccome ci sono alcune persone che comunque desiderano approfondire la Bibbia, noi affrontiamo settimanalmente un Vangelo, no? Se voi aprite il Vangelo di Giovanni, secondo San Giovanni, il Vangelo di San Giovanni, sapete che Dio Padre vuole che noi facciamo solo una cosa, solo una. Sapete qual è? Credere in Gesù Cristo. Uno dice: allora c'ha ragione Lutero, bisogna solo credere. Non è così. Però è un discorso molto profondo quello che San Giovanni fa, perché tutte quante le nostre difficoltà, tutte quante le nostre lacune, tutte quante i nostri ritardi, le nostre carenze e anche tutte quante le nostre domande non risposte dipendono semplicemente dal fatto che se uno scava fino in fondo che Gesù è il figlio di Dio, il Vangelo di Giovanni è tutto quanto volto a dimostrare la divinità di Cristo, noi non ci crediamo, perché se ci credessimo, vi ricordate la seconda lettura che abbiamo letto durante la messa di Pasqua, se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Ma io vi dico per esperienza personale, ci avviciniamo verso la seconda parte, che se uno incontra Gesù risorto non fa fatica a cercare le cose di lassù e a occuparsi delle cose di lassù, è il primo dei suoi desideri, capite? Quindi tutto sta, e dopo magari nell'ultima parte della mia catechesi, del mio intervento, insomma, vi darò qualche piccola informazione, a trovare delle forme, delle vie, dei modi per entrare in contatto con Gesù risorto, perché Gesù risorto, ascoltiamo i Vangeli di questi giorni durante le sante messe, durante la resurrezione, per esempio prendiamo l'episodio dei discepoli di Emmaus, è lui che si fa vicino, ma i nostri occhi, prendete l'episodio dei Vangeli dei discepoli, sono incapaci di riconoscerlo. Quindi si tratta semplicemente di trovare un punto di incontro tra lui e il suo desiderio di rendersi presente, di farsi
uno con la nostra vita, e noi e il nostro essere, a volte per colpa nostra, almeno parlo per me, lontani dalle sue vie, e fare in modo che questi due cammini non siano divergenti o al limite paralleli, ma a un certo punto si incontrino, si intersechino, perché da quello dipende proprio la svolta totale della nostra esistenza. Ora, io vi accennavo che a un certo punto, e qui passiamo un po' a quella che è stata la mia esperienza personale, io Gesù risorto l'ho incontrato, ve lo accennavo, in un paio di circostanze. Vi dico un pochettino chi ero io. Ero un ragazzo nato da famiglia benestante, molto benestante, terzo di tre figli, ho avuto sempre tutto dalla vita, tutto quello che un giovanotto può desiderare, molto superfluo e molto non necessario, compresi motorini, moto 125, ultimo modello appena uscito, io fui il terzo a uscire dalla concessionaria con questa moto che si giravano tutti e cose di questo genere. Amici, interessi, hobby, sport praticati a livello agonistico e niente, fidanzata, tutto. Nella mia vita però mi portavo sempre dietro una profonda insoddisfazione e non sapevo e non capivo da che cosa potesse derivare. C'era apparentemente tutto quello che si potesse desiderare, ma dentro il mio cuore non c'era la pienezza, chiamiamola così, della gioia. E io non capivo perché. La mia vita di fede era abbastanza turbolenta, nel senso che io, ragazzi, spero che nessuno di voi mi assomigli un po', ma temo che qualcuno di voi mi assomiglia un po', a come ero io. Diciamo che non ero un nemico della fede e né una persona che si professava atea, era una persona che si riteneva credente a modo suo, cioè nel senso che mi ero fatto una mia fede e soprattutto una mia morale. Io litigavo continuamente con diversi ministri di Dio, soprattutto su una questione, potete immaginarla, insomma, che era quella della morale della Chiesa per ciò che concerneva la purezza e la castità. Io litigavo con i preti e con i frati, dicendogli: senti un po', tu perché devi imporre a me delle scelte che io te le posso anche, io le anche rispetto, le posso anche ammirare? Tu hai fatto voto di castità, beato te, tu sei un grande, insomma, sei una persona che io posso anche ammirare, ma io non sono un frate, io non sono un prete, io posso anche essere d'accordo, insomma, che, come dire, come si diceva nei tempi, sesso senza amore no, quindi a non banalizzare una cosa del genere, insomma, a vivere queste esperienze intime col primo che capita o con la prima che capita, questo valore posso anche capirlo, ma quando tu sei fidanzato, sei innamorato, hai progetti per il futuro, non vedo assolutamente che male ci possa essere a vivere anche in dimensione piena, perché comunque fatti in maniera responsabile, quello scambio, insomma, di affetto che venga comunicato anche attraverso la vita intima. Questo era proprio uno scoglio grosso, insomma, ed era motivo di scontro continuo, perché poi io purtroppo sono un caratterino non troppo malleabile, non troppo facile, e quindi questo era proprio un motivo di lotta continua. Ora, la mia conversione, come potete immaginare, è passata attraverso questo snodo fondamentale. State attenti però, perché per me è stato davvero un incontro forte con il Signore. Perché? Riprendo sempre la seconda lettura della messa di domenica scorsa, che è molto importante e che fa capire, come dire, una delle dimensioni esistenziali della risurrezione di Gesù. Ora, Gesù è risorto, dice sempre San Paolo, dopo essere morto a causa dei nostri peccati. Attenzione, quindi sono i peccati che hanno ucciso Gesù. Cosa significa questa cosa? Significa che i peccati non semplicemente hanno ucciso Gesù, ma i peccati hanno ucciso Gesù, vero uomo come noi, perché in fondo, ecco, il peccato uccide noi.
è la morte nostra. Ora, noi abbiamo imparato a catechismo, speriamo che abbiamo imparato a catechismo, ed è sacrosanta verità che il peccato offende Dio, ed è verissimo. L'elemento formale e costitutivo del peccato, come sapete, è l'offesa di Dio. Il peccato è una trasgressione alla legge di Dio con cui l'uomo scioccamente, stoltamente, osa ergersi e lui che è così piccolo dire a Dio: tu ti sbagli e io c'ho ragione, d'accordo? Questo è l'elemento costitutivo. Ora però, il problema è questo qui, state attenti a questa domanda che è una domanda molto importante, Può sembrare un sofisma, ma non lo è. Seguitemi bene. Se io vi chiedessi, senti un po', ma una cosa è peccato perché lo ha detto Dio? D'accordo? Oppure Dio dice che una cosa è peccato perché lo è in se stessa? State attenti che vi voglio far arrivare... Cosa è che fa diventare una cosa cattiva? Il fatto che Dio prenda una cosa che magari per sé sarebbe buona, quindi lui dice questa cosa è cattiva e diventa cattiva perché l'ha detta lui, oppure il fatto che Dio dica che una cosa è cattiva vuol dire che quella cosa è cattiva in se stessa, d'accordo? E se è cattiva in se stessa, perché è cattiva in se stessa? Perché fa male a me. Ora, la mia conversione è passata attraverso questa comprensione del mistero di morte e risurrezione di Gesù. Cioè, io un bel giorno, attraverso un'esperienza concreta, e ve la dico, fu una giornata mondiale della gioventù, a cui io non volevo per nessun motivo andare. A me quando mi invitarono nel lontano 1989, alla prima giornata mondiale della gioventù che fece Giovanni Paolo II, a Santiago de Compostela, me lo ricordo ancora bene, figuriamoci, era l'anno in cui avevo preso la maturità, quando quella poveraccia, insomma, che venne a invitare e mi chiese questa cosa, io gli risposi, dico, senti un po', cioè io ho fatto la maturità, cioè il viaggio prenotato in Sardegna per 15 giorni con i miei amici, tu pensi che io rinuncio al viaggio in Sardegna per venire appresso a te, appresso ai preti, appresso al Papa? Dico, grazie per il pensiero, insomma, questa non è roba per me. Ora successe che due anni dopo, era il 1991, io mi trovai per una serie, adesso non allungo troppo il racconto, di circostanze a partecipare ad un incontro di giovani in preparazione alla seconda giornata mondiale della gioventù che sarebbe stata grossa, insomma, che sarebbe stata a Częstochowa nel 91. Ora io quando sentii che si andava in un posto dove c'era la Madonna e che il compito della Madonna era di prenderci per mano e come alle nozze di Cana portarci a conoscere e a fare quello che ci dice suo figlio, perché soltanto lì è il segreto della felicità, io quando sentii queste parole, guardate che non ci pensavo minimamente, subito nel mio cuore dissi, io ci vado. Non mi importa niente se la mia fidanzata non viene, se non vuole, eccetera, eccetera. Io mi sentii questa cosa dentro, d'accordo? Di dover andare. Andando lì, e la faccio sempre breve, e mi si aprirono proprio gli occhi su quella che era la mia area problematica. Cioè io a un certo punto capii chiaramente, e lo capii, certo, aiutato da tutte quante le catechesi, dall'incontro, dalla parola del Papa, da tutto l'insieme chiaramente di eventi che si vivono in questa esperienza, con i suoi pro e con i suoi contro, ovviamente, perché la perfezione non esiste, e a comprendere che la fonte vera della mia insoddisfazione, pur avendo tutto dalla vita, era che io ancora non mi ero arreso a Dio, ancora avevo delle zone della mia anima che erano chiuse a Lui. In fondo ancora io pensavo che ad un'idea puerile, infantile di Dio, cioè Dio come un concorrente della mia felicità, Dio come uno che ci sarebbero tante cose belle ma lui mi dice di no perché mi deve dare delle proibizioni. Ma voi capite che se Dio fosse questo, capite quello che sto dicendo, diventiamo tutti quanti atei, d'accordo? Non può essere così Dio. Allora io lì capii che anche il disegno di Dio sulla purezza e sulla castità umana, io compresi proprio la sua bellezza e compresi proprio la sua verità,
e mi resi perfettamente conto, dice, adesso qui c'è solo una cosa da fare, non si può fare nessun'altra scelta prima del matrimonio che quella della castità perfetta, punto. Mi spaventa, mi mette paura, non so come fare, però a questo punto facciamo una prova, perché io a quel punto non avevo più la difesa delle mie argomentazioni mentali per combattere contro questa cosa, avevo capito bene, cioè, la luce del Signore risorto, avete visto la notte di Pasqua, quella bellissima liturgia del lucernario, e ho cominciato a vivere così, d'accordissimo con la fidanzata, e siamo stati felicissimi, era vero, era tutto vero, molto più felici di quanto lo fossimo stato. A quel punto avevamo soltanto un progetto: laurearci il più presto possibile. Io facevo gli studi di giurisprudenza, avevo quasi finito, ero abbastanza veloce insomma negli esami, e sposarci il più presto possibile e fare una famiglia con più bambini possibili, possibilmente una bella squadretta di calcio, ed eravamo felicissimi di questo. Abbiamo vissuto davvero, se ci ripenso, un paio d'anni da sogno. E mi ripeto, tutto quanto pensavo nella mia vita, meno che fare il prete. Quindi il primo forte incontro con Gesù risorto io lo ebbi, Gesù è la luce, Gesù è la verità, cioè è importante, da allora io cominciai a cercare, ad approfondire quello che Gesù dice, perché quello che Gesù dice non è che noi dobbiamo avere paura. Quanta gente c'ha paura perché dice, ma no, ma se poi mi avvicino troppo, dopo tanto sicuramente non so come va a finire, che poi questo non si può fare, questo non si può fare, questo non si può fare, eccetera, eccetera. Noi non ho avuto più paura, perché ho capito che anche quando Gesù ti mette davanti quella che apparentemente è una croce, la croce di una rinuncia, la croce della rinuncia c'è sempre il rovescio della medaglia. Dietro ogni morte c'è sempre, ma anche su questa terra, una risurrezione. E per me queste non erano più parole vuote, erano diventate carne della mia carne e vita della mia vita. Ora, quando meno me l'aspettavo, ecco, quindi all'interno di questo tempo di grazia, quasi di euforia, insomma, di continua ricerca, Gesù risorto è tornato a bussare alla mia porta, in una maniera ancora più forte e molto più drammatica. È stato il momento in cui io poi ho deciso di diventare prete. Cosa è successo? È successo che il mio più caro amico, siamo nell'anno 1992-93, quindi è stato nel periodo tra i 20 e i 22 anni si è decisa tutta quanta la mia vita futura. Il mio più caro amico si ammala, ma il mio compagno più caro amico vuol dire che siamo stati in classe insieme al liceo, abbiamo diviso tutto, vacanze insieme, gite insieme, pomeriggi interi trascorsi insieme a studiare oppure a fare tutti quanti i nostri hobby giovanili, attività ricreative, attività sportive, eravamo davvero uniti. Questo mio amico si ammala di un tumore terribile, era il peggiore di allora, un killer spietato che lo avrebbe condannato a morte, e di fatto lo ha condannato a morte, vi anticipo subito la fine, ma una morte preceduta da una lunga, lenta e dolorosa agonia. Io ho visto con i miei occhi qualcosa che assomigliava a Cristo crocifisso in questo mio carissimo amico che si chiamava Francesco. E cosa succede? Questo ragazzo, che era un bravo ragazzo, d'accordo, ma a me sinceramente non sembrava un santo ragazzo. Io personalmente ritengo che Francesco, ve ne accorgerete anche se riesco, sì, penso di avere il tempo, a raccontarvi qualcosa insomma della sua esperienza, e appartenga alla schiera di quei santi che non saranno mai canonizzati, perché nessuno ne ha raccolti gli atti per il processo di canonizzazione, perché non fa parte, perdonatemi la battuta polemica, di nessun movimento ecclesiale che quindi ha interesse di andare a far vedere che qualcuno dei suoi è santo, ma ritengo che la sua santità non è per nulla invidiabile, per esempio, ad alcune figure di giovani sante molto note, non serve adesso fare nomi appartenuti ad alcuni movimenti ecclesiali recentemente fatti oggetto di grande ribalta, insomma, i pubblici riflettori ecclesiali. Allora, questo ragazzo affronta la malattia in una maniera eroica.
vi do qualche piccolo episodio. Il primo, allora, questo ragazzo si era fidanzato da un po' di tempo prima con una persona che a nessuno dei suoi amici stava molto simpatica. E aveva impostato anche un tipo di rapporto con questa ragazza eccessivamente appiccicoso proprio, cioè era quasi impossibile mantenere un rapporto personale con Francesco, perché stavano sempre appiccicati, insomma. Era proprio diventato così. Insomma, dopo i primi tempi che lui sta ricoverato in ospedale, che noi amici, insomma, qualche volta siamo andati ovviamente a trovarlo, ci arriva addirittura la comunicazione che questa ragazza non aveva molto piacere di visite troppo frequenti da parte degli amici, perché avrebbero tolto tempo e modo a lei di poter stare con Francesco. Siccome tutti quanti noi sapevamo quanto fosse innamorato Francesco, tristemente, però come forma di amore verso di lui, abbiamo fatto un passo indietro. Se Francesco vuole questo, va bene, chiederemo alla mamma come va e come sta. Ora, se non che questa ragazza, dopo qualche mese, guardate che è stato i tumori, i linfomi leucemici non Hodgkin sono veramente una cosa terribile. Dopo un po' Francesco esce perché faceva delle bordate paurose di chemioterapia, che chiaramente lo riducevano in fin di vita proprio, era veramente uno spettacolo da commuovere anche i cuori più induriti, no? E dopo dei cicli stava un paio di giorni a casa a respirare un attimo, insomma, e durante uno di queste soste, dopo 4-5 mesi che stava male, questa signorina gli dice che lei non ce la faceva più a stargli a fianco, che non se la sentiva più, che Francesco ormai era cambiato e che lei non ce la faceva a stargli vicino. Chiaramente i familiari di Francesco ci sono rimasti comprensibilmente male, insomma, no? E Francesco ebbe una delle prime, non l'unica, uscite che facevano capire che c'era qualcosa di grande dietro di lui. Credo che disse alla mamma, perché mi pare che me lo raccontò proprio la mamma, disse: mamma, ma perché ti arrabbi tanto? Dice: ma che tu non lo conosci il Vangelo? Non vai tu a messa tutte quante le domeniche? E la mamma dice: sì, e beh, dice, che significa il Vangelo? Dice: ma il Vangelo c'è scritto che noi dobbiamo perdonare chi ci fa del male. Come dobbiamo perdonare chi ci fa del male? Ma questa come si permette? Ma ti rendi conto che ti va a lasciare adesso e con queste motivazioni una situazione? Dice: no, dobbiamo perdonare. E io la perdono. E alla prima occasione, la prima volta che tornerò a casa, la andrò a trovare e le dirò che capisco quel gesto che ha fatto, che non ho niente contro di lei e che deve stare tranquilla. E così è stato. Questo è stato il primo episodio. Il secondo, qualche mese ancora dopo, ci fu un periodo in cui Francesco sembrava stare meglio. Questi tumori, per chi ne è un pochino pratico, hanno queste fasi purtroppo di tante illusioni, sono i momenti in cui, si dice in gergo, il male va in quella che si chiama la remissione completa, cioè momentaneamente le cellule neoplastiche sono vinte, sono state abbattute dai medicinali, però non è altro che la quiete dopo la tempesta, cioè c'è il tempo di riorganizzare le forze di questi nemici a patogeni dell'uomo, che poi si scatena un attacco peggio del primo, che è poi quello risolutivo, e così è stato. Comunque, in uno di questi periodi, Francesco torna a casa e noi usciamo un pomeriggio a fare una partita, mi pare, a biliardo, poi quel giorno lì a prendere un caffè insieme, e a un certo punto lui se ne uscì con questo discorso. Mi dice: sai, Leona, io prima di questa malattia non sapevo cosa significasse la sofferenza. Adesso lo so, guardate, delle cose terribili, terapie dolorosissime, punture spinali, guardate, bisogna vederle alcune cose per rendersene conto, io lo so, sono sicuro, insomma, che sentirne parlare non rende l'idea. Comunque, continuo quello che stava raccontando, dice: guarda, adesso lo so cos'è la sofferenza, ma lo sai che cosa ti dico? Che se proprio sta cosa doveva capitare a qualcuno, è meglio che è capitata a me. Così altri ragazzi se la sono risparmiata. Non so se capite quello che ha detto, cioè esattamente il contrario di ciò che umanamente e normalmente si dovrebbe pensare in quella situazione, perché in quella situazione uno pensa, cioè, ma tra tanta gente che c'era al mondo, questo guaio doveva capitare proprio a me? E lui ha pensato esattamente il contrario,
Tenete anche presente che nell'ospedale dove fu ricoverato per la prima volta c'erano diversi ragazzi che si trovavano nella sua stessa condizione, alcuni dei quali stavano un po' arrabbiati anche con Nostro Signore, proprio per la reazione umanamente comprensibile, anche se cristianamente sbagliata, di una certa ribellione alla volontà di Dio. E fu Francesco a andarsi a parlare, a stargli vicino, a fargli avvicinare ai sacramenti, a farli morire in grazia di Dio. Tenete presente che gli altri morivano, ma c'erano la sua stessa malattia, quindi lui capiva che quella sarebbe potuta essere la sua fine, non era soltanto un'opera buona fatta nei confronti di chi sta male, era un'opera buona fatta nei confronti di chi sta come me. Quindi, secondo grosso episodio, ce ne sarebbero tantissime, io vi racconto soltanto il terzo, perché a un certo punto si riscatena la malattia. Francesco, il 4 marzo, ricordo le date come se fossero ieri, del 1993, il 4 o il 7 marzo, sinceramente, questo qui dovrei, una di queste due, viene ricoverato nuovamente in ospedale per non uscirne più, o meglio, ne sarebbe uscito con il corpo esanime, con l'anima vittoriosa in cielo, pensate, il 3 maggio del 1993, circa due mesi dopo, giorno del suo compleanno, giorno in cui compiva 23 anni. E durante quell'ultima sosta in ospedale, io e un mio carissimo amico, state attenti, amico carissimo anche di Francesco, si chiama Fabio, tutti i giorni, interrompendo anche i nostri studi, anche le nostre relazioni col mondo sociale, dai primi di marzo fino alla morte, siamo stati in ospedale al San Camillo a Roma. In una di queste circostanze, Francesco disse queste parole alla mamma: dice, sai mamma, io avevo chiesto al Signore che mi guarisse da questa malattia e sinceramente ci avevo anche creduto che mi guarisse, però come vedi non sono guarito e secondo me Dio non mi guarisce. Comunque accettiamo la sua volontà, cara mamma, tu ricordati che io non sono figlio unico, c'è anche un altro figlio e io sono pronto, accettiamo la sua volontà. E Francesco, con questa forza nel cuore, è andato incontro alla morte. Allora, tenete presente una cosa, ragazzi, ci sono due grossi problemi nella nostra vita umana, due, tutti quanti dovremmo fare i conti con quei problemi, anche voi, anche se adesso siete giovani e spensierati, ma non si scappa da questi due grossi problemi: la sofferenza, uno, nostra, dei nostri cari, i lutti, le perdite delle persone care, la malattia e la morte. Dinanzi a questi due spauracchi, nessuno ha una parola, come dire, che ci aiuti ad affrontarli, che ci aiuti a venirli fuori, che ce ne renda in qualche modo vittoriosi. Niente. Allora, io ho visto cosa può fare la fede dinanzi a queste due cose, perché questo ragazzo che poteva giustamente, per certi aspetti umanamente parlando, lamentarsi, ribellarsi, sbraitare per una vita strappata, per delle sofferenze atroci che gli hanno stroncato la vita e l'hanno costretta a lasciare questo mondo a 23 anni, insomma, quindi una vita che non è neanche, cioè, proprio nel fiore, nel pieno della giovinezza, lo ha fatto in maniera eroica, in maniera serena, in maniera tranquilla. Io ricordo delle scene quando stava nelle crisi, con dei dolori fortissimi, con dei gemiti, che erano, una volta disse, cioè, in mezzo ai fremiti, in mezzo ai gemiti, c'era quella povera mamma che forse un giorno sentirà queste parole, che gli si avvicina, sembrava la Madonna addolorata, che gli chiese: Francesco, come stai? Sapete cosa gli ha risposto? Io non me ne dimenticherò mai queste parole. Gli ha risposto: così, così. Guardate la delicatezza di un santo, ecco, guardate l'espressione, perché i santi le bugie non le dicono. Per cui, anche se Francesco sicuramente gli dispiaceva vedere la mamma così addolorata, non poteva rispondere bene, perché sarebbe stata una bugia. La piena verità sarebbe dovuta rispondere malissimo, però se avesse detto malissimo avrebbe dato un'altra coltellata alla mamma, d'accordo? E quindi ha detto: così, così. Quindi non ha né mentito e però non ha neanche dato un dolore troppo grande alla mamma.
Allora, io quando vidi quelle cose sentii proprio nascere nel cuore una sola cosa: se il cristianesimo, quindi se l'incontro con Gesù risorto rende signori della sofferenza e della morte, è l'unica cosa che rende signori della sofferenza e della morte, io darò la mia vita perché qualcuno, qualcun altro, possa incontrare il Signore della vita e della morte. E nonostante tutto quello che avevo, 5 anni di fidanzamento alle spalle, laurea in giurisprudenza quasi arrivata, intrapresi con enormi sofferenze, con enormi sacrifici, il lungo cammino che poi mi avrebbe portato in seminario, tra pianti, lacrime, separazione dalla fidanzata, famiglia insomma che non prese bene questo fatto. Pensate che mio padre, buon'anima, sono un paio di anni che adesso ha lasciato questa vita, qualche anno, molti anni dopo, io ero già diventato prete, un giorno mi venne a dire: senti, io ti ho rispettato, insomma, non ti ho ostacolato nelle cose, però sappi che quando tu mi dicesti che volevi diventare prete, se mi avessi dato una coltellata mi avresti fatto meno male, insomma, perché io avevo fatto tutti i miei progetti, su di te tu eri l'ultimo figlio, eri un ragazzo brillante, laureato a pieni voti, avevi già molto successo nello studio legale dove lavoravi, eccetera eccetera. Quindi se mi avessi detto non so cosa di peggio di questo avresti potuto dirmi, insomma, rispetto, ecco, però è così. Quindi questo secondo, allora capite, torniamo alla domanda di base: ma tu ci credi veramente che Gesù è risorto? Lo vedi come vive chi ha Gesù risorto nel cuore? Chi ha Gesù risorto nel cuore è capace anche di affrontare il tumore terribile, la sofferenza fisica atroce, d'accordo? Non un prelievo di sangue oppure un'antitetanica, e la morte prematura. Pensate, vi racconto un altro piccolo episodio. La mamma di Francesco, poverina, comprensibilmente provatissima dinanzi a una cosa di questo genere. Voi sapete che per una donna la perdita di un figlio, a mio modesto parere, ma penso che tutti saranno d'accordo, è la sofferenza più grande che possa vivere su questa terra. Una sua amica, dopo un pochino di tempo, gli disse: guarda, andiamo da Natuzza. Natuzza sarebbe Natuzza Evola, che è morta qualche tempo fa, non so chi di voi sa qualcosa su Natuzza Evola, una santa donna, ecco, morta in concetto di santità, analfabeta, mamma di 5 figli, che ha vissuto dei fenomeni mistici straordinari, innumerevoli, stigmatizzazione, emografia, eccetera, e ha avuto i doni straordinari di entrare in contatto con le anime del purgatorio e con l'anima del suo angelo custode. Un'amica della mamma di Francesco disse: andiamo da Natuzza, che sicuramente l'ha visto Francesca, andiamo da Natuzza, che sicuramente l'ha visto Francesca, andiamo da Natuzza, che sicuramente l'ha visto. La mamma, un pochino scettica, ci è andata da Natuzza. Ora, non vi sto adesso a raccontare tutte tante le cose. Vanno da Natuzza, Natuzza fornisce una serie di particolari, chiaramente non l'aveva mai visto né conosciuto Francesco, su Francesco, che impressionano molto la mamma. Gli dice queste parole: dice che Francesco è andato subito in paradiso perché il suo purgatorio l'aveva fatto sulla terra, e che lei lo aveva già visto diverse volte, che lo vedeva sempre vicino a San Francesco e a Padre Pio, e che lui aveva già ricevuto da Dio la sua missione in paradiso, e la sua missione era quella di pregare per i suoi amici sacerdoti. Ora, voi dovete sapere che Francesco a quei tempi non aveva amici sacerdoti. L'unica persona che gli feci conoscere io poi, durante il periodo immediatamente precedente alla malattia, era un frate a cui anche la famiglia è molto legata, con cui aveva fatto amicizia. Ma se anche avesse voluto alludere a questo, questo frate era uno, ma lì si era parlato al plurale: deve pregare per i suoi amici sacerdoti. Chi erano questi amici? Tenete presente che io non avevo ancora detto assolutamente a nessuno questa cosa, anche perché era in fase di elaborazione, non è stata una cosa immediata. Dovete tenere presente che sia il sottoscritto, vi ricordate che per gli ultimi 2 mesi sono andato lì con un altro nostro caro amico Fabio, siamo diventati tutti e 2 preti, perché io sono diventato prete
nel 2004 e Fabio, adesso è padre Fabio, è diventato frate francescano minore ed è stato ordinato prete il 29 settembre o il 30 settembre, adesso non mi ricordo, dello scorso anno. Quindi guardate anche quest'altro tassello, cioè attraverso la sofferenza e il sacrificio e l'offerta della vita che questo ragazzo ha fatto, ero un po' scapestratello, insomma, non ero proprio un criminale, spero, insomma, un avanzo di galera, insomma, però, insomma, due ragazzi che erano un po' scapestratelli sono diventati preti e molti altri si sono riavvicinati a Dio e molti altri si sono convertiti, quindi capite che c'è anche un'altra dimensione, che è un po' il mistero della Pasqua e del dolore innocente, no? Gesù che redime il mondo offrendosi in sacrificio per poi distruggere il peccato attraverso la sua risurrezione, continua, diciamo così, quest'opera di redenzione attraverso coloro che, uniti a lui, affrontano e vincono in maniera spettacolare l'angoscia della sofferenza, il travaglio del dolore, addirittura il ghiaccio della morte. Quindi, ecco, tutte queste cose, allora, voi dite, ma queste sono cose che sono successe a te. Non è vero, perché queste cose succedono a tutti. Io vi parlo da prete. Allora, voi pensate, se io, torniamo un pochino indietro, no? Perché tutto è partito da quella famosa giornata mondiale della gioventù. Ora, a me lì non è che mi ci hanno portato con le catene, è stato un atto libero. Certo, io quando partecipai a quel famoso incontro sentii nel cuore una spinta, devi andare, però io a quella spinta gli ho risposto di sì. E se avessi risposto di no, punto interrogativo, questa è proprio una bella domanda. Dove starei adesso? Allora, tutti voi che mi state ascoltando, sappiate che Gesù, la sua voce nel vostro cuore, la fa sentire. Quindi, la cosa principale a cui voi dovete avere attenzione e cura è di cogliere attenti le occasioni che Gesù vi presenta davanti. Pensate sempre all'episodio dei discepoli di Emmaus, non vi mettete in testa che per incontrare Gesù risorto devo fare chissà quale esperienza mistica o chissà quale cosa straordinaria. Può darsi che l'evento della tua vita, ve ne dico una grossa, può darsi che per qualcuno di voi Gesù risorto passa attraverso l'ascolto di quello che vi sto dicendo adesso, cioè lui si fa incontro a noi e i discepoli di Emmaus in maniera assolutamente feriale, in maniera quasi incomprensibile. Pensate a tutti i racconti delle apparizioni, i discepoli di Emmaus sembravano un viandante, a Maria di Magdala addirittura era apparso come l'ortolano, come il giardiniere, attraverso quelle sembianze. Quindi non ci sono fatti eclatanti. Certo è che il Signore porta le nostre vite ad alcuni momenti chiave, ad alcuni snodi fondamentali. Se tu li intercetti, o meglio sarebbe ancora dire, ti lasci intercettare, ma ti si proprio trasforma la vita. Adesso io spero che da questa testimonianza abbiate capito, cioè che non è, cioè che credere veramente che Gesù è risorto vuol dire diventare signori della terra. Io sono felicissimo della vita che conduco, non la cambierei con niente, con nessuno al mondo. Ci sono tantissimi dolori, tantissime sofferenze, tantissime prove, ma non c'è niente che ti possa, niente che ti possa togliere la gioia che c'è nel cuore, niente. Sei il Signore, sei il padrone dell'universo. Io vi dico, ragazzi, nella mia esperienza di prete ho conosciuto un'innumerevole quantità di gente che ha la depressione, il male del secolo, e adesso sta prendendo anche tanti giovanotti. Una montagna di ragazzi che adesso, quando li vedo, ripensando a quello che ero, che fanno un sacco di baccano, un sacco di confusione, con la musica sparata a palla, il sabato sera, pronti ad andare a fare le liturgie, prima la pizza, poi il pappo dove si ubriaca, poi la discoteca e poi chissà quanti altri impicci vari. Vedendo quelle cose, il mio cuore è proprio preso da una compassione, perché penso, sti poveri disgraziati non sanno ancora quale patrimonio c'hanno, essendo cristiani, avendo la possibilità di intercettare Gesù Cristo. Quelli sono degli infelici. Ragazzi, dovete mettere in testa una cosa: il peccato
offende Dio sì, ma il peccato è la morte tua. Le persone che sono depresse, le persone che sono schizzate, le persone che sono triste, le persone che sono ansiose, le persone che sono angosciate, hanno un solo problema, uno solo: non credono che Gesù è risorto, non hanno incontrato Gesù risorto. Hanno un patrimonio di miliardi e vivono come straccioni. Penso che possiate capire il senso di questa metafora. Allora, io ho conosciuto gente che ha speso un sacco di soldi dagli psicologi, non serve a niente andare dagli psicologi, a niente, serve trovarsi un santo padre spirituale, che non costa niente e ti risolve la vita, se ti riesce, perché tu devi semplicemente entrare in contatto con il medico con la M maiuscola, con colui che ti guarisce da tutte, ci sono i salmi, egli guarisce tutte le malattie, ti salva dalla morte, ti salva dall'angoscia, quella parola di Dio non sono chiacchiere. Capite? Cioè, l'incontro con Gesù è la, come dire, è la soluzione delle soluzioni, è la soluzione finale, è proprio il tutto assoluto. Capite? Non è essere cristiani semplicemente, come dire, andare a messa la domenica, bisogna andarci a messa la domenica, state attenti che capite bene quello che sto dicendo. Non è semplicemente fare qualche preghiera, certamente le preghiere bisogna farle, capite bene. Non è semplicemente osservare alcune norme, alcuni comandamenti, che bisogna osservarli, ma tutte queste cose, quando tu hai Gesù nel cuore, non sono un peso. San Giovanni scrive nelle sue lettere: se lo amiamo dobbiamo osservare i suoi comandamenti, ma i suoi comandamenti non sono gravosi. Per chi lo ama, per chi lo incontra, cioè non sono affatto gravosi, perché sono la via della vita, perché se tu stai nella via sua non gusterai mai la morte del cuore. Io quando ero giovane ho avuto alcune idolatrie. Adesso devo dire un'altra cosa che va a mio sfavore. Una delle mie idolatrie era un cantautore molto conosciuto, si chiama Vasco Rossi. Le sue canzoni le conoscevo tutte, le cantavo tutte, e tuttora adesso devo starne alla larga, perché se sento una canzone di Vasco anche oggi mi prende e mi si pianta nel cervello, quindi è proprio off limits per quanto mi riguarda. Ora, pensate quest'uomo, il successo che ha avuto, ai suoi concerti, cioè prima ancora che escono i tour, c'è già tutto esaurito di tutti quanti i biglietti, ancora prima che esce il disco, il giorno stesso che esce già sta in prima in classifica dappertutto. Ora, le canzoni più belle di quest'uomo, penso che qualcuno di voi, qualcuno la conosce, pensate a Siamo soli, una canzone bellissima, ma una canzone di un disperato. Siamo soli. Vasco Rossi cantava questa canzone a Catanzaro, mi ricordo, davanti a 500.000 persone. Come siamo soli? Con tutti i soldi che c'hai, con tutti sti ragazzini che ti inneggiano come se fossi il Padre Eterno, hai tutto dalla vita e siamo soli? Siamo soli. Quello è solo, quello lì. È un uomo solo, perché non c'ha dentro di sé Gesù. Tra l'altro, nelle ultime canzoni mi dicono, insomma, che dice al diavolo non si vende, si regala. Qualcuno, insomma, c'era una mia nipotina, insomma, dice: ma che ha fatto? Si è venduto l'anima al diavolo, mi ha fatto tutto questo successo e tutte quante queste cose. Però è sintomatico. Siamo soli. Allora, io, sapete, ogni tanto qualcuno mi dice: ma tu sei un prete, tu campi da solo, non sei neanche un frate, non c'è neanche la comunità. Io solo. Io non sto mai da solo. Non vedo l'ora di stare, tra virgolette, da solo. Io scherzando intorno dico: da solo? Allora, io ho con me il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, l'Immacolata, San Michele e l'Angelo Custode. Minimo, adesso che sono morti, spero che spesso e volentieri da queste parti dovrebbero pure girare l'anima di mio padre e di mia madre. Dov'è che sto solo? Cioè, una persona che c'ha Gesù nel cuore non è sola mai, è in compagnia quando sta in mezzo a tantissima gente, è perfetta compagnia anche quando sta da solo, è il Signore di tutto, nel senso che può vivere e gustare santamente tutte le cose belle della vita. Sa rinunciare a tutte quante le cose che sembrano belle, ma sono tutti quanti frutti avvelenati.
il peccato. Noi pecchiamo semplicemente, dice San Tommaso, perché pensiamo che una cosa brutta possa essere bella, altrimenti non la faremmo mai. E è questo l'inganno con cui il diavolo ci tiene in sue catene. Ed è soprattutto il Signore dei Signori, perché dinanzi agli scacchi matti, ecco, che la vita pone dinanzi a ogni uomo, che vi ripeto, sono la sofferenza e la morte, non soltanto c'è una parola, ma c'è una risposta esistenziale, perché anche quando quelle cose ti prendono, non ti distruggono. Io quest'anno, il 26 di dicembre, improvvisamente mia madre crolla, d'accordo? Io sono uscito di casa alle 6:20, mia sorella alle 6:10 mi manda un sms, abbiamo chiamato l'ambulanza, io celebravo tranquillamente la messa, col cuore spezzato, d'accordo? Ma la messa l'ho fatto come dire normalmente, la prima cosa che ho detto: Signore, sia fatta la tua volontà, se questo è il momento in cui me la prendi, prendila. Abbiamo poi avuto la grazia di vivere un altro mese meraviglioso in compagnia di nostra madre, e di accompagnarla al transito, e certamente con l'umano dolore, ma con la perfetta uniformità alla volontà di Dio. Se questo vi sembra poco, io rispetto la vostra cosa, però la vostra idea, però sinceramente, per me che l'ho vissuto, non c'è niente di più grande che si possa vivere in questa terra. Penso che il tempo lo abbiamo terminato, io vi ringrazio per avermi pazientemente seguito, ecco, vi lascio con questa mia povera testimonianza, sperando che possa avervi fatto bene e aiutato a riflettere un po' sul patrimonio immenso che ci abbiamo. Noi cristiani siamo miliardari, ecco, evitiamo di vivere, essendo così tanto miliardari, come dei poveri straccioni. Ecco, che l'Immacolata, che è stata la prima a gustare e a vedere lo splendore di suo figlio risorto, ed era la prima anche a viverne in pienezza tutti gli effetti, perché è stata assunta in cielo, perché senza peccato, ecco, ci aiuti a tutti e a ciascuno ad incontrare, ecco, nella nostra esistenza il suo figlio risorto. Siano lodati Gesù e Maria, saluto tutti quanti, saluto anche tutti i responsabili della radio e a tutti, al prossimo appuntamento su Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria. Grazie. Eh? Grazie. Non ho parole, grazie. Andata bene? Sì, sì, sì. Penso che nessuno vuole interromperla. questa è una storia vissuta, questa qui, quindi. Sì, sì. Però io so che più penso che sì. Le testimonianze dirette. Vabbè, grazie madre per questa.